Per il Pescara è il 38esimo campionato di Serie B. Tra le partecipanti al record si ricomincia da Salerno, Stadio Rechi. Lo scorso dicembre una grande, esaltante vittoria in rimonta da 0-2 a 4-2. Tripletta di Leonardo Mancuso e rete, la prima in biancazzurro di Gennaro Scognamiglio. Nessuno dei due ci sarà, il primo è il nuovo fromboliere dell'Empoli. Il difensore di Gragnano, granata mancato, indisponibile causa squalifica. Pescara assai rinnovato, in panchina l'esordiente Luciano Zauri, abruzzese di Pescina, abituato a non vendere fumo, e infatti sulle prospettive della squadra si esprime così. Noi siamo una squadra totalmente rinnovata e quindi gli obiettivi non esistono, nel senso che come detto all'inizio dell'anno, se non riusciamo a trovare una quadratura con degli innesti, appunto, che ci siamo detti prima, possiamo fare bene. Bene vuol dire iniziare bene, avere un percorso di continuità, e poi il campionato di Serie B è talmente lungo che può succedere qualsiasi cosa, però fare proclami non credo sia giusto nemmeno per la gente, ma intanto per noi, perché creare false aspettative secondo me sarebbe sbagliatissimo. Come ricordato, squalificato Scognamiglio, out Vitturini, Cricco, Farelli e Marafini. Tra i convocati Maniero, Castanos e il difensore della Primavera Cipolletti. Il probabile 11, il neo capitano Fiorillo Trepali, Balzano, Bettella, Campagnaro e Del Grosso in difesa. Altra opzione, il giovane Zappa a destra, Balzano a sinistra. A centrocampo Bruno Insidia Palmiero, rientrato in gruppo mercoledì. Ventola favorito sull'ex Busellato. Certo, della maglia da titolare Ledian Memushai, davanti Galano e Brunori all'esordio in B, a supporto di Tumminello. Per contro il 3-5-2 disegnato da Giampiero Ventura, ex CT della nazionale italiana, tecnico senza dubbio importante per la Serie B che il 71enne allenatore genovese non frequenta dall'edizione 2011-2012. Promozione in A con il Torino, ma secondo posto per differenza reti alle spalle dell'irripetibile Pescara di Zeman. Salernitana priva di Cerci, Billong, Mantovani e Lombardi. Scelte di formazione pressoché scontate. Mikai tra i pali, nel cuore della difesa il cipriota Caro, Migliorini e il polacco Jarosinski arrivato dal Genoa. Cicerelli e Chine sulle fasce di Tacchio regista. Akpa, Akpro e Firenze mezzali in attacco. Il tandem Giannetti-Jallov. È un gruppo assolutamente positivo e propositivo, che ha fatto un buonissimo lavoro in tutti questi, 30 giorni che siamo stati insieme. C'è la volontà di fare molto, come tutte le cose, alcune cose siamo già avanti, altre c'è da lavorare, ma questo fa parte in un percorso di crescita, è normale che sia così, quindi sono assolutamente soddisfatto di quello che hanno fatto sino ad oggi, ma sanno perfettamente che saremo sì o no neanche al 50% delle nostre potenzialità. È un maestro di calcio, le sue squadre sono facilmente riconoscibili, giocano un calcio propositivo, è un piacere e un onore affrontare già come primo step questo grande allenatore, insomma. E quindi, insomma, complimenti non glieli faccio, chiaramente, perché la sua carriera parla per lui, insomma.